One Podcast. Apple e l'integrazione di Vision Pro con l'auto a guida autonoma. Buongiorno e bentornati al caffettino. Sono Mario Moroni e questo è il podcast quotidiano, daily, ultra daily perché c'è il sabato e la domenica, ultra daily perché c'è anche il 15 di agosto, il 25 dicembre, insomma sempre, e che parla di innovazione. Se sei qui vuol dire che ti interessa un po' lo spirito critico con cui tratto le notizie e anche non fermarti ai titoloni. Oggi la puntata è abbastanza tosta perché Apple è al lavoro per integrare Vision Pro, il suo nuovo visore, con la guida autonoma, ma vi rendete conto? E intanto cominciano i resi. Il visore Vision Pro di Apple ha suscitato tantissime discussioni poco dopo il suo lancio, al di là del costo elevatissimo, ma soprattutto per video virali che mostrano le persone che guidano mentre lo indossano, cosa che chiaramente non si può fare, neanche camminare, neanche in bicicletta. E ho letto e ho visto su TikTok delle cose incredibili. E per l'occasione Apple però sta lavorando a una funzione che renderebbe l'uso del visore sicuro durante la guida autonoma, però integrando un sistema di cruise control adattivo. Non so cosa ne pensate, ma mi sembra abbastanza follia, ma c'è un brevetto di Apple che suggerisce questa integrazione del visore con un'auto a guida autonoma, Project Titanic, e permette al visore di comunicare con l'auto e fornire informazioni utili al conducente. L'obiettivo è rendere, diciamo, l'auto una sorta di computer mobile con tantissimi sensori e sistemi che potrebbero offrire funzionalità avanzate al conducente e ai passeggeri. Ora, quindi, se dovete utilizzare la vostra Panda, ecco, meglio di no. Però questo mi fa riflettere, e tra l'altro ci sono veramente tanti resi per questo prodotto, perché lo vediamo insieme. Al di là del prezzo elevatissimo su cui Apple ha costruito quasi una sua comunicazione, ovvero costa tanto, è elitario, eccetera eccetera, al di là di questo c'è un problema che si chiama cinetosi, ovvero una risposta normalissima, fisiologica del nostro corpo quando non capisce che tipologia di movimento c'è, una percezione insolita di movimento, e questo causa chiaramente vertigini e in alcune fasce come i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza, che io direi: ma perché cavolo utilizzate bambini, anziani, donne in gravidanza? Ecco, può creare, oltre che vertigini, affaticamento, pallore, nausea, sudori freddi e vomito, insomma di tutto di più. Non è una novità per la realtà mista, come era anche per la realtà virtuale, ovvero una differenza tra l'utilizzo prolungato e la sperimentazione. In questo caso Vision Pro di Apple è una sperimentazione, per cui se vi becco su TikTok o su Instagram utilizzare il Vision Pro sull'auto, sulla bicicletta, a piedi, veramente vi tolgo il follow e vi vengo anche non a prendere, ma per favore, ma voi del caffettino siete top, non lo farete mai. Ma visto che il mondo è vario, ricordiamo, è una sperimentazione, attenzione, e i resi continuano, ma non perché costi solo tanto, perché è difficile utilizzare. Secondo me il mercato cade sempre nella trappola, e questo è l'insegnamento di questa notizia oggi, no? In cui parliamo di vertigini, parliamo di cinetosi e parliamo di resi. Cioè, continuiamo a confondere le sperimentazioni, come parzialmente stiamo facendo anche per le AI, per l'intelligenza artificiale, con la realtà del mondo. Dovremmo chiaramente studiare della tecnologia per sentirci bene, non per essere tester per qualcosa che ci fa sentire male. Dopodiché che la sperimentazione vada avanti, che Apple la faccia, che magari in un prossimo futuro, fra 10, 15, 20 anni, insomma, non utilizzeremo più l'auto, ma utilizzeremo i visori con guida autonoma. Troppo realista? Può darsi, ma oggi mi andava così. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Io sono Mario Moroni e questo è il caffettino. Ogni giorno, 7 su 7, 366 per quest'anno, visto che è bisestile. Puntate l'anno! Metti segui, attiva la campanellina e metti 5 stelle. Adesso rallento perché oggi sono troppo gasato, troppo gasato. Vabbè, insomma, noi intanto ci sentiamo domani. Buona giornata.